Sarà un centro storico illuminato, ma senza mercatini, né tantomeno cori e iniziative pubbliche. A Piacenza il Natale del Covid cercherà comunque di riportare un po' di serenità alla fine di un anno così difficile. È questo almeno l'obiettivo dell'amministrazione comunale, che ha deciso di investire tutte le risorse a disposizione, circa 50.000 euro, nell'allestimento delle luminarie, stavolta senza alcun costo a carico dei negozi. Il centro sarà illuminato con le luminarie che l'amministrazione ha deciso di mettere a disposizione di tutta la cittadinanza in un momento molto particolare. Le risorse messe a disposizione del comune saranno tutte riversate sulle luminarie per cercare di alleviare e di rendere un po' più luminoso la nostra città. La ditta incaricata è la Eta Beta di Reggio Emilia, che in questi giorni ha già iniziato ad addobbare la città. Alcuni piacentini hanno però criticato l'orsetto in Largo Battisti e la slitta in Piazza Duomo. L'assessore Cavalli garantisce che si è trattato di un errore e che nelle prossime ore queste due decorazioni saranno sostituite con soluzioni più eleganti e adatte al salotto di Piacenza. Per gli ambulanti arriva invece una brutta notizia. Il mercatino in Piazza Cavalli non ci sarà. Perché possono essere punti di assembramento. Le luminarie verranno accese agli inizi di dicembre, con l'auspicio che le misure anticontagio consentano di recarsi nelle attività commerciali.